Eccoci, benvenuti al nostro centesimo video. Per festeggiare. Cento. Siamo fortissimi. Gira la ruota. Non è vero. Quello era un altro gioco. Per festeggiare il centesimo video abbiamo deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito e festeggiare facendo vedere quelli che secondo noi sono i glitch più divertenti, più assurdi, più inquietanti degli ultimi 50 anni, tipo una cosa del genere. Andiamo avanti allora, iniziamo col primo. Che è? Questa è un omaggio, visto che gioco noi siamo partiti. Mai visto, un omaggio. Perché ci abbiamo mai giocato. È grazie a questo gioco che siamo partiti a fare le nostre minchiate. Parlavamo durante il gioco di glitch che non permettevano di finire il gioco. Ad esempio, uno è questo: la morte di Mowen. No. E poi Mowen muore e non si riesce più a continuare il gioco. Quindi. Poverino. Quindi gente che sbaglia cercando di farlo risurgere, calci in testa oppure yes. Cose vabbè, questo non è il prossimo, non è un glitch ma è una cosa abbastanza divertente che tra l'altro credo che sia successo anche durante una registrazione, tanto qua continuano a lanciare roba per oggetti, recuperano, rilanciano. Grazie a un lancio che no. Facciamo un macello. Però una delle scene abbastanza frequenti. Ricordo pure una macchina parcheggiata male, esatto. Da Mickey's, infatti, la mia guida sportiva, altamente sportiva. Ma questi sono uomini disperati perché sono riusciti, non so per quale, come cazzo abbiano fatto, non riesco a immaginare. Hanno incastonato lì dentro, cioè sono tentativi disperati di portarla lì. Altissimo. Sono altissimi. C'è gente che ha provato, infatti prova dall'alto a sbatterci una macchina dentro. Tentativo. Vediamo ce la possono fare. Portale, e il risultato fallito miseramente. Ci riprovano. Un'altra inquadratura. E stavolta il risultato è un po' diverso. Nel senso che la macchina si incastra. Cioè, sparita dentro. Sei imbancata, che è? Io gli avrei tirato una granata. No, niente da fare, sono rimasti tutti. Stanno piangendo. È rimasto tutto lì. Ecco, tentativo di scalata, cercano di rientrare, però entrando. Hanno quel meraviglioso glitch che abbiamo avuto anche noi, nel quale la conducente muore. E viene catapultata fuori dalla macchina. Potete vedere, e muore. Non si sa cosa. È vero, che bello. Anche a noi è successa una cosa del genere. Se noi con la macchina sulle scale. Se era rimasta bloccata e non riuscivamo a passare su. Però mi ricordavo che eravate morti qualcuno che c'entrava. Sì, eravamo morti noi. Ma chissà che ce l'hai parcheggiata dentro le scale. Chissà, Chissà. Altri tentativi di. Vabbè, normalissimo tentativo di. O di uccidere intanto che nascono, tra l'altro. Sì, zombie che vengono rigenerati. Che comincia a essere tutto un po' sfocato. Cercano di salire. Come un'altra scena, anche questa. È una scena che mi ricordo di Mickey che cerca di salire su un muretto da dietro. E il protagonista del video esce. Fase. E continua. Esce, sale e viene catapultata nell'oblio. No. Mi potrete vedere quello che è morto, probabilmente molto sì, era dentro, no, c'era un conducente uscito, ma la macchina è stata catapultata a 10 km di distanza, come vedete adesso nella mappa. Vedete che l'amico che era nel sedile del passeggero si è catapultato a 10 km di distanza direttamente di nuovo dentro il e ha scoperto parti dell'isola che non esistevano, parti dell'isola sconosciute a lui. Assassin's Creed, questo video è storico perché si è già visto in più e più casi. Se sapete in inglese cosa vuol dire, saprete che cosa è. È qualcosa che ha con Christian. Non lui. Proprio. Cosa? Non ho messo perché le zucche. Direi che no. Comincia. Ma no, lo chiamano Glory Hall. Glory Hall. Vabbè, allora Glory Hall. Allora lo rigenereremo. Lo chiameremo. Come mai siamo così esperti di sta cosa? Cultura generale. Esatto, certo. Cultura generale. Oh, io danno su come sì. Dannati. Esatto, non ho veramente una descrizione. Di solito riesco a parlarci sopra, ma sono senza parole, direi. Sono insaffiabili. Sì, sì, poi tra l'altro hanno un ritmo non indifferente. Lui rimane così, lui rimane un po' scioccato. Cerca di capire che cosa stanno facendo facendogli un controllino cibernetico, ma non c'è niente da. Non si riesce a capire. Il più bello.
è una cosa abbastanza inquietante, soprattutto vista se lo vedi a volume alto, nel silenzio assoluto, al buio. È una cosa molto veloce che succede. Attenzione alla ragazza nell'angolo. Posseduta, che è successo? Si viene posseduta dal demonio. All'improvviso la sua testa diventa enorme. E vediamo il replay. Ma perché, povera donna? Non è lì tranquilla. No, non è Dragonite, è l'esorcista 4. Sì, sì, ha perso la testa. Mentre si parla tranquillamente, amabilmente, tra personaggi. Oh, il cane. Neanche mai giocato. C'è anche il cane dietro che non capisce, ma... Fallout Vegas, quindi il New Vegas, fatto. Quindi dovresti averlo giocato tu. Sì, giocato solamente al 3. E questa è una cosa che succede all'inizio, nell'intro. E già la testa è un po' storta. E no, si rigenera. Ma gli stessi programmatori di Dragon Age. Sì, sono gli stessi programmatori di Dragon Age. È per quello che li abbiamo messi uno vicino all'altro, proprio per questo motivo. Perché non si capisce bene come mai. C'è sempre questa passione per i colli che si staccano le teste. Okay. Sì, sì, ma non è ancora finita. Ma d'altronde sono mutanti. Sono. Sì, in effetti, poi con il disastro nucleare, in effetti, poi uno dei problemi. Tra l'altro, gli esce da Belino una cosa. È un Doraemon. Che sì, non esce roba così a caso. Esatto. Ma la cosa peggiore ancora viene dopo. Perché c'hanno tutti i doppimenti. Viene adesso. Non so cosa sta succedendo. E non so cosa sta per fare adesso. E di solito non mi ricordo quando subisco questo genere di cose, non succede, non mi si annebbia la vista, non capisco. E soprattutto è un mago. Cosa sta facendo? No, potrei pagare per trovare una donna se lo fa una cosa del genere. È un'esperienza particolare. Esatto, non si riesce a capire che cosa stia facendo. Tra l'altro poi si muove per la casa tranquillamente così. Se l'avesse. Ah, ma è uno spettro, è Samara. Samara, sì, senza esatto, capelli. Esatto, sì, è un po' invecchiato e con un cambio di sesso, tra l'altro. La testa ogni tanto ruota così per amicizia. Il Doc Mitchell per me fuori. Ma sta cercando la cura per risolvere questi piccoli problemi. Sì, forse sì. Forse la sua vita è dedicata allo smettere di comportarsi come un invertebrato. Ti fa sedere perché non si sa mai. Skyrim è un gioco senza bug. Questo all'inizio naturalmente ti portano verso la tua quella che doveva essere la tua morte. Che doveva essere la tua morte. Quando a un certo punto uno dei prigionieri chiede: perché ci stiamo fermando? E ti chiedi: perché ti stai fermando? Per questo motivo. Un cavallo capello. È l'angolo è della festa, che è un balletto, che sta succedendo? Sì, è meraviglioso, sì, no, questo è il motivo per cui ci siamo fermati. Esatto. Tipo, mi risulta la torre, ti fai... Lui non si gira, non ha paura a guardare, ma lui è abbastanza spaventato. Questa persona è seria, che dice, oh cazzo. Preoccupato. Il cavallo vola. Sembra una pignata, sì. Esatto. GoldenEye 64 per Commodore. Sì, per Commodore. No, poi 64 che per Commodore 64 . È sempre la mia generazione. Guarda, il gioco che quando cadevi nei pozzi faceva. Quello era mia generazione, ma molto prima di quello che è successo dopo. GoldenEye 64 per Nintendo 64. Se scuoti la cartuccia, succede questo. Un altro Rareware che aveva fatto Killer Instinct. Bellissimo. Giochi meravigliosi. Scuotendo la cartuccia succede. Hai scosso la cartuccia. Cioè, perché l'omino vive nella cartuccia. Essendo l'omino fatto comunque col motore del gioco, anche nell'intro. Anche l'intro aveva questo problema, come avete potuto vedere. Fantastico. Questo è l'inizio del gioco, mi sembra, se non mi sbaglio. Attenzione, entra nel bagno e c'è una persona in un angolo. Chi è? È un nemico. Facendo funzioni corporali. Ma che no! È amico di quello di prima, decisamente amico di quello di prima. Fantastica, tu puoi giocare tranquillamente follia, questo gioco. No, sì, ma tutti, questo ma gioco cos'è? Con tutti i nemici che... Dopo aver fatto pirouette e cose varie... Capriole nel cesso, vabbè, tra l'altro. Possono essere sventrati. Si è fuso nel lavandino. Se ne sbatte le balle che li stanno sparando tantissimo. Cioè, proprio si ignorano vertebre
e Oscar. Ma cos'è? Sincronizzatissimi, sì, è un glitch meraviglioso. Io immagino questo qua che per ore e ore gioca con una mano al joypad e con l'altra sulla cartuccia per muovere la cartuccia in tempo per far fare questo simpatico giochino. Questa gente, tra l'altro, c'è costantemente gente infilata dentro i cessi. Con la pistola, un livello con gente che fa fine. Sono io, buongiorno. Ah, no, da dove viene qui? Questo non se l'aspettava neanche lui, secondo me si è spaventato. Puntano dalle fottute destra, pareti, diciamo. Quella mano destra che teneva la cartuccia all'improvviso, non se l'aspettava. Il cesso va, tira un casino in così. Red Dead Redemption. Io e Mikis lo abbiamo giocato veramente... Fino alla morte. Cima, io pure, ma da solo. Online, offline... E noi l'Igolai l'abbiamo usato un po' in tutti i modi, però c'è un modo nuovo. Vedi quel piccolissimo uccellino? No, hai ragione. Mezza ricerca, nuovo modo di usare la dinamite. Non l'avevamo ancora mai provato questo metodo. Sono provato. Quasi. Non pensano mai come ha tirato la dinamite. Diciamo che l'occhio di falco, o come cavolo si chiamava. Questo c'è un uccellino che stava scappando. No, la miseria, proprio lui. Era da 3 punti questo. Ho dei stinger, non c'ha delle dinamite. Esatto. Donkey Kong, questo era un glitch che tra l'altro bisognava fare in un modo veramente nerd. Bisognava essere proprio dei hai giocato a Donkey dei nerd per... Hai non giocato? Hai mai giocato a Donkey Kong? Sbagliatissimo. Sei un poverino, mi insulti. E c'era... Io giocavo a Boulder Dash. Oh, guarda, che bello Donkey Kong. L'inizio è abbastanza standard. Bisognava andare a recuperare il nostro simpatico rinoceronte, che non mi ricordo più come si chiama, porca miseria. Vai. Tornando all'inizio del livello, si riusciva a trovare... Entrare nella casa... Per ritornare all'inizio del livello, vedete, qui c'è un buco dove c'è un barile, bisogna salire qua in cima, sull'albero, passare sopra questa freccia, colpire il buco, raccogliere il barile, lanciarlo contro il muro, salirci sopra e colpire il rinoceronte al volo. Quindi diventava questo simpatico nuovo Donkey Kong, sodomizzato dal Donkey Kong vero. E questo era tranquillamente, si poteva muovere tranquillamente con il sotto Donkey Kong sodomizzato. Allegramente il capitano. Però era voluto, era un glitch. Capitato. Tra l'altro si batte il petto, guardate, proprio si vede che gradisce. Ha gradito tantissimo, gli è piaciuto veramente tanto. Quindi si può andare avanti così con questo simpatico complesso in atto. No, poi muore per bambini. E... ci può avere Tiger Woods? Cioè, è un Tiger gioco Woods di golf. Chiamato, ha programma un gioco di golf. Cioè. Un glitch chiamato Jesus Shot. Il colpo di Gesù. Ha fatto anche. Cioè, è stato importante anche per la stessa EA Sports, che ci ha fatto un promo. No, che ne un sa. Simpatico utente di YouTube di nome Levinator, che ha fatto questo simpatico video nel quale dice che c'è una nuova feature, il Jesus Shot, cioè il colpo dall'acqua con i piedi sopra l'acqua come manco fosse Gesù Cristo. È diventato molto famoso perché la stessa EA Sports per l'anno successivo ci ha fatto un video nel quale prende in giro questo utente e gli dice: tu credevi fosse un glitch, in realtà la palla è su una manifea. Arriva il simpatico Tiger Woods, dice: porca di quella zozzona, mi alzo le scarpine, sì, tra l'altro dire di Dio, e cammino sull'acqua. Che in realtà quello non era un glitch, ma era assolutamente una cosa che ormai Tiger Woods fa in tranquillità, cammina sulle acque molto tranquillamente, colpo al green e palla in buca. Quindi per spiegare che non era un glitch, è solamente così buono. FIFA 12 ci ha regalato tantissime soddisfazioni e continua a regalarcene, perché forse qualcosina prima o poi si muoverà. Ma proviamo, anche FIFA 3, sì, ci sono delle brutte cose. L'engine di FIFA 12 ci ha regalato bellissime cose con delle scene da stunt. Colpo in testa.
Gamba che diventa Eter Parisi. Tutti giù. Catapulta infernale. Apparato però, eh. Anche il replay, vediamo il replay. Ci sono delle scene, si possono fare delle cose veramente che... Ma no, era un face drop, com'era? Sì, sì, una cosa, delle cose che giochi di wrestling Balotelli, non sono in grado Balotelli di fare. Solo, pallonetto, giù tutti, giù uno, meglio, giù due, uno. Sì, era un carattere. Pugno in faccia, così. Esplosioni. E che cos'è? Dragon Ball, che succede? E scorrettezze. No, ma no, sgambetto a gioco fermo. Che stronzo. Questo è il. Questo qua è. Anche questa foto la storia. Spariscono gambe per aria. No, no, no. Si è lussato tantissimo la gamba. Vedete che viene. Non è partito in campo di gioco. No, fuori campo. Omran. Questo nel gergo di wrestling si chiama Electric Chair. Però è fallita. Fallita. No. Romero cerca di resistere. Pensava troppo, esatto. L'altro. Cerca di rinviare, che si incastra la palla su un rene. Sì, male. No, niente, gol di Higuain. Tiro de gol. Mossa. No, ho toccato. Mossa da Higuain. Ok. Attenzione, il Roda in possesso palla, pugno al giocatore, il giocatore vola via. Ma questo è il meglio, l'ho lasciato per ultimo. Se ne sa, è giù. Contrasto di gioco in porta, Messi contro il portiere del Dortmund. Stanno sapete malissimo. Che cosa sta per succedere? Se non lo sapete, lo scoprirete tra poco. Ma se rialza imperterrito il portiere, io devo parare. Vabbè, lo rivediamo al replay. Al rallentatore, però gli gustava Messi. Aveva una faccia interessata. Ha un po' alzato il braccio per dire sto soffocando. Poi, però, ha detto: no, gli voleva prendere la mano. Gli voleva prendere. Voleva tenergliela lì. Che romantici. Veramente sono meravigliosi. Ce ne sono migliaia di questi, ne abbiamo selezionati soltanto alcuni perché sennò sarebbe un video solo per queste cose. Esattamente, mezz'ora di video. Meraviglioso. E vabbè, il finale è sempre così. Noi vi diamo il nostro indirizzo email, voi se avete alcune cose così di questo genere, cioè glitch, bug, cazzate, cose varie, potete mandarlo sempre a questo email, questo indirizzo email, glitcheroad@gmail.com. Vediamo se qualcuno riuscirà in... qualcuno avrà qualcosa di peggio da proporci. Anche noi abbiamo tante cose brutte da proporre, quindi non ce n'è di problemi, ce ne abbiamo già abbastanza, ma ne vogliamo da voi, ne vogliamo tanti e da voi. Ok, ecco, e quindi niente, centesimo video. Ah, è vero, vabbè, lo mettiamo nel... Diciamo, aspetta, lo diciamo. No, lo diciamo un video per il centesimo video e non diciamo che è il centesimo video. No, o ci mettiamo d'accordo e evitiamo di farle queste cose. Aspetta, lo diciamo all'intro. Dobbiamo fare un glitch anche qua, no? Esattamente, tutto sto casino perché alla fine, ah sì, ma va. Aspetta, diciamolo anche nell'intro, che dobbiamo ancora fare. Allora.